Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv, edizione del pranzo del telegiornale del canale 99. Apriamo subito con la cronaca, assalto al bancomat nella notte in via dell'Industria a Bologna. L'allarme è scattato intorno alle 4 alla filiale Credem di fronte alla concessionaria Audi. Dalle prime informazioni raccolte, il gruppo ha usato il classico metodo della marmotta, infilando cioè il contenitore esplosivo nella feritoia della cassa continua. Sono stati ingenti i danni riportati dalla banca, mentre il bottino è ancora in corso di quantificazione. All'atto dell'esplosione è entrato poi in funzione anche il dispositivo di sicurezza, che ha macchiato di vernice molte banconote, rendendole quindi inutilizzabili. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Bologna Mazzini e la squadra investigazioni scientifiche del comando provinciale. Cambiamo argomento, invece oggi 25 aprile, 73esimo anniversario della liberazione d'Italia, c'è stata la cerimonia questa mattina in Piazza Maggiore, presente ovviamente oltre a tante autorità anche il sindaco Virginio Merola, che poi si è soffermato ai nostri microfoni parlando anche della situazione politica attuale. È una fase difficile della vita della Repubblica, abbiamo appurato che nessuno per ora è in grado di formare una maggioranza. Adesso l'importante è che tutti cerchino di collaborare sulla base di un programma, non sulla base di nomi. Credo che il Partito Democratico debba andare a cercare un confronto sui programmi e le cose da fare, mettendo da parte i nomi, perché i nomi devono essere una conseguenza dei programmi. Se questo tentativo andrà in porto, bene. Mi auguro che non ci siano strumentalizzazioni di nessun tipo. È importante avere un governo, è importante per le amministrazioni locali. Credo che il confronto appunto debba basarsi su punti programmatici. Dopodiché il Partito Democratico non può accontentarsi di una direzione, ma andranno coinvolti i nostri iscritti se questo programma darà dei testi da condividere. Dopodiché, se questo non avverrà, vedremo chi ne avrà le maggiori responsabilità, e penso che sia un grave errore dire che si va alle elezioni se non si cambia la legge elettorale. E il sindaco Merola ha parlato anche della situazione, dei probabili scioperi che ci saranno per gli asili senza le maestre, ha parlato di un confronto sindacale, andiamolo a sentire nel servizio. Noi dobbiamo assicurare un servizio di qualità ai nostri cittadini e lo stiamo facendo e siamo tra i pochi in Italia a farlo. Il problema è non dividerci e cercare di dare una risposta ai genitori e ai bambini. La risposta la stiamo dando. Sul tema delle materne continua il confronto, però farne una tragedia perdendo i contorni della realtà mi sembra abbastanza non condivisibile. Dopodiché, cosa avverrà sulle materne? Io credo che raggiungeremo un accordo sindacale, come abbiamo sempre fatto. La situazione ha avuto un impasse perché non rimaneva che imporre delle cose, ma imporre delle cose sarebbe stato a danno dell'utenza, dei genitori e dei bambini. Dopodiché c'è quest'ultimo miglio, quindi calma e gesso, ricordatevi che qui diamo 70 centri estivi ai cittadini bolognesi. E ricordatevi soprattutto una cosa, perché nelle nostre polemiche rischiamo di essere offensivi. Le maestre comunali sono bravissime, ok? Ma ci sono 70 centri estivi gestiti da cooperative ed educatori che non sono dipendenti comunali. Fare passare l'equazione che chi non è dipendente del comune è uno che non sa fare il proprio mestiere o è dequalificazione, attenzione a non offendere le persone, perché che uno lo faccia come maestra pubblica o lo faccia come maestra privata, hanno tutti la stessa qualità, se non altro perché noi controlliamo che ci sia la stessa qualità. Ancora il 25 aprile, a margine della cerimonia in Piazza Maggiore, abbiamo intervistato anche Anna Cocchi, la presidentessa di ANPI Bologna. Andiamo a sentire cosa ci ha detto.
Sicuramente sì, la ragione per la quale mi sto impegnando ovviamente da antifascista e non da partigiana è proprio questo, quello di guardare oltre, facendo tesoro di quello che ovviamente abbiamo ereditato tutti, abbiamo ereditato soprattutto il bene più prezioso che è la libertà, e io credo che proprio perché dobbiamo conservarlo questo bene dobbiamo sapere guardare oltre e sapere soprattutto individuare tutte le manifestazioni che possono da un certo punto di vista minare questo bene, questo valore immenso. Parliamo di pace, ma viviamo in un momento in cui in realtà la pace forse è un po' uno specchietto per le allodole, perché non possiamo parlare di pace effettiva oggi. Sicuramente sì, devo dirvi che la pace nel mondo credo che proprio non esista. La pace in Italia probabilmente sì, in quanto non possiamo certamente dire che viviamo in conflitto, ma c'è comunque un conflitto latente, un conflitto che secondo me vive così in momenti quasi sotterranei, ma ci sono momenti in cui purtroppo ci sono anche invece le manifestazioni. Una di queste per esempio è l'imbrattamento da parte mia dei monumenti. Voglio ricordare ancora che nella notte fra il 22 e il 23 di aprile hanno imbrattato ancora per la seconda volta il monumento alla Brigata Maiella, che voglio anche ricordare qui perché molte volte insomma, ci dimentichiamo di questa brigata che invece insieme agli alleati è entrata così a liberare Bologna. Quindi io credo che davvero dobbiamo così preoccuparci molto di conservare questo bene che è anche la pace, senza di questo non andremo da nessuna parte. Cambiamo argomento, prosegue la spending review dell'Emilia Romagna che mette a segno risparmi ingenti soprattutto in sanità. Nel 2017 la spesa per le aziende sanitarie regionali, grazie all'attività svolta da Intersent Emilia Romagna, si è ridotta di oltre 131 milioni di euro, cifra considerando l'intero triennio che arriva a toccare i 374 milioni. I dati sull'attività dell'Intersent Emilia Romagna ci sono stati illustrati dal presidente della regione Stefano Bonaccini. Sentiamo nel servizio. Sì, devo dire, è un fatto che mi rende orgoglioso, perché con la centrale unica degli acquisti in tre anni, attraverso appunto la centralizzazione di acquisti per gli enti locali, ma la gran parte, circa l'80% di quell'importo, cioè quasi mezzo miliardo di euro risparmiati in tre anni, sono negli acquisti delle 14 aziende sanitarie locali. È un modo per dire che è giusto chiedere più risorse dal Fondo Sanitario Nazionale, ma bisogna anche dimostrare di essere virtuosi, di essere capaci di risparmiare, capaci soprattutto di mettere in campo azioni che, non abbassando la qualità, permettono di avere risorse che da quei risparmi ci permettono ad esempio di assumere 5.000, stiamo assumendo 5.000 nuovi professionisti tutti a tempo indeterminato nella sanità pubblica dell'Emilia Romagna, di fare interventi per aprire nuove case della salute, interventi sull'edilizia ospedaliera, insomma la capacità di essere virtuosi da un lato per investire dove c'è bisogno dall'altro, quindi davvero la dimostrazione che avevamo ragione a dire che poteva essere la centrale unica degli acquisti Intercenter uno strumento per garantire risparmio e investimenti. Emilia Romagna quindi è un modello anche per le altre regioni? Guardi, non mi piace usare quella parola per non sembrare di voler insegnare agli altri. Certamente questa è una di quelle che vengono definite oggi in inglese best practice, cioè buone pratiche, che mi auguro possano servire, come diceva lei, anche ad altre realtà. Grazie. E allo stesso evento, allo stadio Renato Dall'Ara, rappresenta anche l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha parlato ai microfoni di Giacomo Bianchi del restyling del Dall'Ara. Sì, ho detto che anche sia per Casteldebole, dove abbiamo avuto alcune collaborazioni, sia per quanto riguarda il riutilizzo di materiali per la costruzione dei campi sintetici con un consorzio Ecopneus, ma anche per la stessa struttura dove abbiamo cercato la maggiore efficienza energetica possibile, così per lo stadio, e ho colto l'opportunità per fare un po' il punto della situazione, visto che è un argomento molto sensibile sia per noi che per i nostri tifosi, ma credo per tutta la città di Bologna. Ho detto che siamo in una fase di approfondimento progettuale, la seconda, dopo che l'anno scorso avevamo già completato il progetto preliminare per la sistemazione dello stadio, questa seconda fase è stata necessaria da due motivazioni. La prima, quella di e ovviamente creare delle nuove tribune in conseguenza anche dei rilievi statici che sono stati effettuati dagli esperti in loco, un
un lavoro che ha impiegato diversi mesi per produrre dei risultati utilissimi per la ristrutturazione poi dello stadio, e il secondo una ulteriori approfondimenti progettuali che sono legati alla possibilità ancora tutta da verificare di poter poi realizzare i lavori per fasi e quindi evitare lo spostamento. Ho ricordato spesso che il tema dello spostamento della squadra al di fuori del territorio è un argomento su cui noi e i nostri tifosi sono molto sensibili e quindi è uno dei punti chiave della, poi, della decisione finale che andremo a prendere sulla ristrutturazione del Dall'Aro. E rimaniamo sullo sport, in particolare sul Bologna. Roberto Donadoni, dopo il pareggio a Cagliari, ha concesso ai ragazzi 2 giorni di riposo. Sono riniziati oggi i lavori verso la partita di domenica al Dall'Ara. Si scende in campo alle 15 contro il Milan, prevista per oggi una seduta di allenamento alle ore 11 di questa mattina, appunto, al centro tecnico Nicolò Galli. Andiamo invece a guardare il meteo per oggi e domani, in particolare ovviamente oggi, giorno di festa, giorno della liberazione, cielo in prevalenza sereno con sviluppo di modesta nuvolosità ad evoluzione diurna lungo i rilievi emiliani. Le massime, le temperature massime comprese tra i 22 e i 24 gradi della costa e 27-28 gradi invece nelle zone di pianura. Per quanto riguarda invece la giornata di giovedì, siamo sulle stesse temperature, il cielo sarà ancora sereno con però modesti annuvolamenti pomeridiani più probabili lungo i rilievi centro-occidentali. In serata poi aumenteranno però la nuvolosità per numi medio-alte sulla pianura emiliana con assenza però di precipitazioni. Le temperature sempre intorno ai 21-23 gradi della costa e 26-28 invece quelli delle aree urbane. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, grazie alla regia di Francesco De Carlo, a voi tutti un buon proseguimento di giornata e un buon 25 aprile, festa della liberazione.